sbaglia Insigne, ma Hamsik ritrova il pallone, poi c'è Mertens, si allarga, guarda in mezzo Mertens, Berisha. È un errore in fase di costruzione, ma nulla. Pallone nel mezzo, Cristante, salta lui, Atalanta in vantaggio al 15esimo, il colpo di testa di Cristante. È ripartita da dove aveva lasciato praticamente. L'Atalanta è una delle squadre che segna di più da calcio da fermo. Che la terna arbitrale non è partita nel migliore dei modi. Ulam nel mezzo, palla veramente pericolosa che però nella traiettoria probabilmente era uscita. Ulam prova ad accelerare, c'è spazio, palla nel mezzo, lascia passare Berisha, caglia con la porta vuota, i compagni di reparto. Ancora Masiello, recupera un pallone importantissimo, la palla per Ilicic che carica al destro, una sassata, ci mette i pugni Pepe Reina. Abbiamo detto, è il giocatore più pericoloso dell'Atalanta in questo momento, è molto bravo, che sta mettendo serie difficoltà al Napoli. Gomez cambia tutto, cerca Tabor, riesce in qualche modo Pepe Reina. Mancano colpitori di testa, arriveranno dalle retrovie. Palla nel mezzo, ci prova Toloi. Forse si è dato anche fastidio con Palomino. In al Napoli parte Ghoulam. Alla rientrare riesce a toccare Palomino. Poi Gilinski, carica al destro. È un gol stupendo, un gol strepitoso. Il destro di Gilinski. Napoli 1, Atalanta 1. Si è sbloccato la partita in maniera incredibile Zielinski, che è riuscito a saltare Gomez che si era messo davanti, si è spostato la palla. Tens cerca il tunnel su Palomino, non passa. Allan per Insigne, la mette in mezzo, cerca Mertens, 2-0 Napoli, assist di Insigne, gol di Mertens, tutto sul filo del fuorigioco. Al 60esimo la ribalta a Napoli, le finte del Papu, cerca il fondo, alza la testa, la mette in mezzo, Kurtic può controllare, fa il tiro, una sassata incredibile, fuori. Cerca il pallone per Cagliecon, mentre proprio la difesa d'Atalanta si stava risistemando. E qui ha cercato un numero incredibile Mertens, ha fatto tutto bene tranne la conclusione. Allan, palla di ritorno, Cagliecon in posizione regolare, è un 3 contro 3. Cagliecon in mezzo ancora per Mertens, che tocca per Rog. 3-1 Napoli, il primo gol in Serie A per Marco Rog alla 16esima presenza con la maglia del Napoli.